ogni venerdì Pianeta Azzurro, ore 21 su RTN TV. Amici di Pianeta Azzurro e di RTN Television, buonasera e bentrovati ancora a un nuovo appuntamento di Pianeta Azzurro Television. Da Alfonso Benevento in diretta per i prossimi 60 minuti. Si parla di Napoli, un miscuglio tra Imodà e Giorgia con Tu mi porti su, perché questo è il nuovo magazine Pianeta Azzurro in distribuzione in svariati punti vendita della Campania, chiaramente grazie a Marek Hamsik che grazie al gol del Sant'Elia e alla vittoria appunto sul Cagliari porta il Napoli su a un pelo dalla Juventus. Parleremo appunto di Cagliari-Napoli molto velocemente, chiaramente, perché poi andremo diritti verso due argomenti importanti. Uno è il calciomercato, l'altro è il prossimo impegno del Napoli in casa contro il Pescara. Lo faremo con un parterre d'onore, new entry graditissima. Alla destra di Letizia Edo c'è Carmine Casella, giornalista di Radio CRC Targato Italia. Buonasera, buonasera a tutti. Al centro, in medio stat virtus, l'hanno definito il Gattuso di Pianeta Azzurro Television, direttore responsabile di Pianeta Azzurro, Edoardo Letizia. Ciao Alfonso, grazie per la definizione, buonasera a tutti. E ringhia, tra poco vedremo su cosa lui sta ringhiando. Ritorna con noi, onore e piacere di averti ancora con noi, mister Peppino Cresci. Buonasera a tutti e buonasera Alfonso. Grazie mister Cresci. Accanto a me abbiamo il direttore generale di Pianeta Azzurro, Vincenzo Letizia. Buonasera. Ciao Alfonso, buonasera agli amici a casa. E Sebastiano Donnarumma, che è un must, potremmo dire così, perché lui ha questo ristorante pizzeria fantastico, grazie al quale noi mettiamo in palio ogni settimana un panuozzo che vi regaleremo. Sebastiano, buonasera e benvenuto innanzitutto. Buonasera a tutti voi. So che hai avuto una richiesta speciale stasera. Ti ha chiamato Letizia chiedendoti di portare qualcosina da stuzzicare, vero? E tu hai portato? Sì, 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 ho portato un piccolo panuozzo qua. Non so se la regia può gentilmente inquadrare il panuozzo che alberga sul bancone centrale. Sì. Eccolo lì. Questo, tutti, questo è per una persona, è inutile che dirvi chi è, per chi è. Non, ecco, chi indovina per... la persona che mangerà il panuozzo, esatto, se lo porta sapete, a casa. Fatevi un giro in studio e vedete che la risposta non è molto difficile. Arriverà a casa Vincenzo con tutto il panuozzo. Esatto. Quindi questo è per dimostrare che si organizzano e si mettono su anche panuozzi di queste dimensioni, Sebastiano. Sì, 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 sì. Anche un po' più grandi. Anche un po' più grandi. Non andava in macchina, quindi l'abbiamo dovuto rimpicciolire un pochettino. Ecco, metteremo a disposizione il doblò della redazione per un panuozzo ancora più grande per la prossima ci volta. Ci siamo chiaramente mantenuti leggeri stasera, quindi... Ci siamo mantenuti leggeri stasera, ecco, per questo. No, ma non ti fare illusioni, non è per te. Quindi rotta. Sicuramente non è per la presenza femminile di Pianeta Azzurro TV. All'angolo virtuale Rosa Ciancio, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti. O anche a te verrebbe un po' di voglia con questo panuozzo. Vabbè, non si può resistere. Ecco, allora spieghiamo anche il concorso. Il concorso che vi mette in fare appunto un panuozzo, dovete indovinare una cosa molto semplice, il risultato esatto di Napoli-Pescara, indovinando anche quello che è il primo marcatore. Il primo, il più veloce, il più intuitivo, si porta a casa un panuozzo da consumare chiaramente da Umast. Vediamo anche lo spot inerente appunto a questo concorso di Pianeta Azzurro Television. Indovina il risultato della partita del Napoli e vince un panuozzo con bibita per due persone. Telefona nel corso della trasmissione Pianeta Azzurro TV allo 081 1966 1337. Fai il tuo pronostico sul risultato esatto della partita che affronterà il Napoli. Lascia anche il nome del primo marcatore nel caso ci siano più pronostici vincenti sul risultato esatto. E vinci un panuozzo per due persone al ristorante pizzeria Domasta Gragnano in via Castellammare, traversa Perillo. Telefono 081 87 10043.
Vinci con Pianeta Azzurro indovinando il risultato della partita del Napoli e ricorda che se il vero panuozzo vuoi mangiare, a Domast devi andare. Ogni venerdì Pianeta Azzurro, ore 21 su RPN TV. E infatti siamo qui, rieccoci in diretta, iniziamo un dibattito veloce, come detto in apertura sull'ultimo incontro del Napoli, Sant'Elia contro il Cagliari. Mister Peppino Cresci, che Napoli hai visto? Che Napoli ritorna dalla Sardegna? Beh, ritorna in un Napoli vittorioso, ma vittorioso due volte. Una volta perché ha vinto sul campo e l'altra volta è perché... Quando la squadra gioca nel modo in cui ha giocato il Napoli a Cagliari, ridimensionato da giocatori come Cavani, poi l'allenatore ha messo fuori anche Insigne, insomma, e vincere quel tipo di partite con un Cagliari che stava in una fase veramente positiva, in ascesa sul piano del campionato, vuol dire che il Napoli deve avere delle speranze per il futuro, perché nel mondo del calcio quando si gioca male e si vince, vuol dire che si dovrebbe vincere anche quando si gioca bene, quindi è un buon augurio doppio per questo tipo di Napoli che, o volente o nolente, o chi critica o chi non critica, chi gli piace o a chi non piace, a me piace che Napoli va avanti così e quindi sono contento di questo. Poi le critiche, quando ci saranno, le metteremo fuori con tanta tranquillità, perché a me piace dire le verità vere. Le vere verità. Edo, peraltro tradizione che si rinnova con l'1-0, no? Tutti hanno negli occhi ancora quel gol di Lavezzi sul finire qualche anno fa, o l'anno scorso addirittura, ora la memoria in questo momento sto andando completamente a braccio. Che Napoli hai visto, che impressioni hai di questo ultimo match? Un Napoli che ha dimostrato di saper vincere, appunto come diceva il mister, anche in una condizione molto difficile, quindi questo è un dato molto importante, ci fa capire che Napoli ha forse ritrovato quello spirito che le è un po' mancato nelle partite precedenti, come ad esempio abbiamo visto contro il Torino, contro il Milan, che gli potrà permettere, se mantenuto fino a fine campionato, di raggiungere traguardi anche importanti. È stata secondo me quella di Cagliari la vittoria della difesa. La difesa ha ritrovato l'affidabilità grazie anche alle ottime prestazioni, soprattutto di Britos, a mio avviso, che è rientrato dal primo minuto titolare in campionato facendo una delle migliori prestazioni da quando è a Napoli. Molto anche la prova di Cannavaro e Gamberini, ovviamente, ma direi che è stato importante appunto verificare l'affidabilità complessiva di tutta la squadra. Va bene anche il fatto che in attacco si sia riuscito a trovare un briciolo di cinismo, di cattiveria che era mancata forse in qualche occasione, però c'è comunque da dire che siamo stati spettatori di una situazione di emergenza. Il Napoli ha dovuto giocare senza attaccanti praticamente, senza una prima punta o il suo Insigne a disimpegnarsi in un ruolo non suo, e speriamo che in futuro questo possa non accadere, perché si sa corsi ai ripari sul mercato, poi ne parleremo più avanti. Esatto, chiedo anche alla regia cortesemente di mettere in sovraimpressione la classifica. Carmine, una vittoria che rilancia assolutamente i partenopei che vanno a ridosso della Juventus. Il tricolore non diventa più un sogno, forse non lo è mai stato in questa stagione. Sì, però bisogna fare sempre attenzione ad un dato: il Napoli, nel momento in cui si avvicina comunque alla vetta o è in vetta alla classifica, puntualmente va a bucare l'appuntamento successivo. La formazione di Mazzarri dà il meglio di sé quando è in una situazione così di difficoltà. Ne è testimonianza proprio appunto quello che è accaduto al Dis Arenas di Cagliari domenica, sì, lunedì. Lunedì. In sostanza la squadra si esprime al massimo quando gioca in emergenza. Con questo non è che debbano non ambire a qualcosa di importante, perché le ambizioni le dobbiamo avere tutti quanti noi, però credo che compito di Mazzarri adesso è di calmare l'ambiente, perché già si cominciano dei programmi che francamente mi danno fastidio. Credo che magari ne parleremo in maniera un po' più sviluppata anche sul sito di Pianeta Azzurro, perché nel momento in cui si comincia a parlare, a dire la fatidica parola, puntualmente accade qualcosa. Io credo invece che bisogna mantenere, continuare a lavorare possibilmente a fari spenti, non facendo proclami, perché questa squadra effettivamente può ambire a qualcosa di storico, però deve, tra virgolette, lavorare proprio senza... Sotto traccia. Sì, ma è così, perché è inevitabile. Nel momento in cui c'è un momento di esaltazione, puntualmente va a bucare comunque l'appuntamento che è successivo, quello che è conseguente rispetto a quello precedente.
calma e sangue freddo, perché già ho sentito delle dichiarazioni in settimana, ripeto, magari anche ad uso e consumo dei media, della tifoseria, però credo che sia opportuno proprio per questa città tenere i piedi per terra. La squadra è oggettivamente forte e se si lavora per bene comunque sul mercato di gennaio si può fare qualcosa di importantissimo a fine anno, però calma. Adesso, come direbbero quegli inglesi anglofoni, fly down. Noi abbiamo qui peraltro anche un tifoso, che è Sebastiano, che può rappresentare proprio al meglio il tifoso medio, insomma, del Napoli. Tu sei d'accordo con questa visione di Carmine, nel senso che è una piazza che molto spesso sana facilmente può creare anche così delle difficoltà. Bisogna stare tutti un po' più tranquilli e calmi? Sì, sono d'accordo su quello che ha detto lui. Non bisogna esaltarsi, mantenere i piedi ben frenati a terra e che Dio ce la mandi buona. Ecco, quindi noi ci affidiamo al San Panuozzo che ci protegga. Vincenzo, so che tu come al solito da buon professore, il quale sei, hai messo su delle pagelle sul match dell'ultimo incontro Cagliari-Napoli, quindi chiedo in regia cortesemente di metterle in sovraimpressione, così le possiamo commentare tutti insieme, i più e i meno di Vincenzo Letizia. Sì, insomma, Edo prima ha fotografato secondo me molto bene la situazione, ha definito questa gara, questa vittoria, la vittoria della difesa, e devo dire che la prestazione del terzetto difensivo è stata sontuosa, strepitosa, soprattutto la prova di Britos, che è tornato in questa occasione un giocatore formidabile di testa, tempestivo, grintoso, cattivo di Bologna. Ecco, speriamo insomma che Britos sia effettivamente questo, perché in questa maniera insomma il Napoli non avrebbe bisogno secondo me di un intervento in difesa. Certamente i problemi di Britos sono stati soprattutto fisici, adesso mi sembra ristabilito e poi adesso insomma rientrerà anche Cannavaro, credo che Mazzari avrà solo l'imbarazzo della scelta in difesa. Dopo parleremo di mercato e diremo insomma dov'è che secondo me il Napoli può e deve rinforzarsi. Insomma, abbiamo visto in attacco Vargas, comunque si è impegnato, ha meritato la sufficienza quando è entrato. Però il Napoli insomma si è presentato a Cagliari solo con Insigne, quindi un solo attaccante, e credo che per una squadra che debba ambire a insidiare il primato della Juventus, le punte attualmente a disposizione di Mazzari siano francamente scarne. Vorrei, posso fare un attimo una domanda ad Enzo? Enzo, noi puntualmente io e te discutiamo tantissimo sulle scelte che fa il tecnico durante la gara. Però dobbiamo riconoscere una cosa, che il timing dei cambi fatti da Mazzarri a Cagliari siano stati assolutamente corretti. Anche la tempestività con cui ha messo Vargas al centro dell'attacco, ridando equilibrio alla squadra, in un momento dopo la partita ha portato poi la formazione di Mazzarri a vincere la gara. Quindi diciamo che stavolta Mazzarri è stato bravo. Sì, insomma, premesso che quello è il modulo che Mazzarri ha il mantenuto 3-4-1-2. Esatto, vuole mantenere fino al termine della stagione. Credo che la lettura tattica di Mazzarri sia stata pressoché perfetta, sia in sede di lettura della partita prima che iniziasse, sia in corso d'opera. Credo che i cambi siano stati indovinati, anche se magari ho qualche perplessità sul continuare a insistere, visto in maggio delle ultime prestazioni e visto soprattutto le risposte che ha dato Mesto su questa cosa. Credo che in questo momento probabilmente andrebbe data più fiducia a Mesto. E qui l'arcano mistero lo risolve mister Cresci, dall'alto della sua esperienza nella gestione umana, no, e psicologica. Mister Cresci, fa bene Mazzarri a insistere su maggio nel recuperare quello che era il maggio di un tempo, o farebbe meglio a tenerlo un po' più a riposo? Beh, vedete, avete fatto un ragionamento sano, un ragionamento sia Enzo e sia Cascella, c'è un ragionamento che è valido, però partiamo un poco da un po' più dietro. Il tifoso deve esaltarsi al massimo e deve buttarsi giù al massimo, cioè tutti i tifosi, se non ci fosse questo, ci fossero solo i tifosi con i piedi per terra, noi non avremmo il grande entusiasmo, non avremmo quel ritorno di un'immagine gloriosa quando si vince una gara, è quell'abbattimento generale quando la gara si perde. E quindi questo qui è già una cosa che, a mio avviso, io la vedo così, io la penso così, poi rispetto quello che pensano gli altri.
Poi un'altra cosa importante sul piano psicologico, mi dovete dare un attimo di tempo perché tutto posso il tempo dare che vuoi. Una spiegazione molto importante. Cioè, il piano psicologico per Maggio, per Vargas, eccetera. Vedete, l'allenatore quando sta nello spogliatoio è solo. La sua emotività, le sue emozioni non le può scaricare con nessuno. Sta lì nello spogliatoio, i giocatori gli danno dell'ansia. Mister, mister, mister. Lui la recepisce quest'ansia e non la può ridare, perché se la potesse ridare, la ridarebbe e ci ritroveremo a un ansio che crescerebbe così a vista d'occhio e non si potrebbe più giocare. Quindi quest'uomo si trova lì a dover incassare l'ansia di tutti e smaltirla da solo. Non ha la possibilità di smaltirla diversamente. Quindi ci vuole veramente un grande uomo, un grande capo. Se posso portare un piccolo esempio, un esempio che sul piano psicologico, sul piano dell'impostazione di un capo che sta nello spogliatoio, che chi dice che vale il 20%, chi dice che vale il 30% allenatore, chi dice che vale il 50%, secondo un tecnico e secondo me vale il 100%. E vi porto un esempio molto importante, l'esempio del Barcellona. Avete mai visto voi arroganza in un giocatore del Barcellona? Avete mai visto voi un giocatore del Barcellona dire all'altro io sono migliore di te? Avete mai visto l'allenatore del Barcellona essere espulso? Avete mai sentito dei giocatori del Barcellona gridare all'arbitro che era a rigore più di mezza volta, così detto, solo con gli occhi? Cioè, in quella squadra c'è un rispetto reciproco, un'armonia tale che non dà neanche la sensazione quando vince 5-6-0, quando strafà, quando proprio non dà neanche la sensazione di umiliare l'avversario, perché lo batte con serenità, con tranquillità. Assolutamente, eccetera. Sì, un po' come il rapporto padre-figlio, quando vediamo i genitori di un tempo, il figlio può essere specchio di quello che è adesso, la vita domestica. Adesso la problematica del Napoli, ecco, ritorno a quello che si diceva, è sta proprio qui. Sa che il Mazzarri, il nostro grande allenatore, che comunque dei risultati ci ha dato, che poi siamo a volte a criticarlo, a volte no, a volte a esaltarlo anche noi, però sinceramente dei risultati ci ha dato. Ma c'è noi nel Napoli un'armonia nello spogliatoio? Quando un allenatore parla di titolarissimi, esatto, quelle persone che non si possono toccare, e automaticamente viene rotto lo spogliatoio. Io poi non mi fate più parlare, però questo pensiero lo vorrei concludere. Viene rotto lo spogliatoio, perché il giocatore che non si sente alla pari, quando l'allenatore dice no, questi sono i titolarissimi, nessuno me li tocca, è vero che ipocritamente fa il sorriso, ma dentro di sé dice ma chi sta che fomenta pensa? Un po' di rabbia, quelle poche, per forza di cosa. E quando questa rabbia viene fomentata da più di un giocatore, noi non abbiamo un'armonia nello spogliatoio. Quindi Mazzarri è costretto a fare dei cambi, e vengo a Cascella, che ha indovinato Casella, chiedo scusa, la colpa è del direttore, di qualche amico mio che ci segue, che vuole storpiare, esatto. Come giù Cascella, così nessuno lo posso dire a voi è concesso Cascello, data la saggezza, quindi il discorso è questo qui. Mazzarri già ha indovinato cosa? Che è andata bene. Cioè, in realtà lui già ha i giocatori che deve cambiare durante la gara, senza tenere presente, questo è sempre, io la penso così, esatto, senza tenere presente che questo giocatore ha bisogno, la partita viene vista, c'è accesa una lampadina rossa in un reparto del Napoli dove uno dei nostri giocatori non va, non viene tenuto presente, quella lampadina rossa rimane rossa, cioè pericolo, e lui cambia quello che ha già previsto prima della gara. Questo è un pensiero che bisogna un po' allargare. Se mi date poi dopo ancora un po' di tempo, dirò vediamo nell'evoluzione delle cose. L'importante di questa cosa che mi è sembrata un po' più... Beh, il messaggio è chiaro, si può sintetizzare in questo modo, che lo spogliatoio, fomentando un po' di rabbia con titolarissimi e non, potrebbe non essere poi così unito. Edo, tu come la pensi da questo punto di vista? Sì, io sono d'accordo ovviamente con il mister, appunto... Abbiamo visto quest'anno in varie circostanze che Mazzarri, a differenza di quanto si è detto in estate, che aveva detto appunto che
non ci sarebbero stati quest'anno più i titolarissimi. Invece vediamo, è proprio quello che è avvenuto, perché in molte circostanze abbiamo visto giocatori del tutto fuori forma, come Pandev, Maggio di cui si diceva, giocare sempre e comunque anche a discapito di giocatori come Insigne magari, oppure come Messo, si diceva, che no, evidentemente è più in forma. Io penso che il Napoli, se con Mazzarri deve fare un salto di qualità, lo deve fare anche su questo aspetto, appunto quello di valorizzare maggiormente le forze a disposizione e di capire quando un giocatore è più in forma e quando un giocatore magari ha bisogno di riposarsi. Più e meno, Edo, i tuoi più e meno per l'ultimo incontro che hai visto? Io appunto, come dicevo, Britos sicuramente tra i più, tra i giocatori in forma in questo ultimo incontro, di una menzione particolare. Tra i meno, ahimè, ancora una volta devo dire Maggio, Maggio che continua il suo momento di forma precaria, non riesce a spingere più come un tempo, e quindi magari potrebbe essere auspicabile un avvicendamento nelle prossime gare con Mesto, che ha fatto bene quando è stato schierato da Mazzarri, tranne forse l'ultima partita di Europa League in cui anche lui non ha abitato. Enzo, finita la benzina. Sì, sì, no, ma poi ce ne arriva, a parte Maggio, dopo che è rientrato dall'infortunio, vedo un po' in difficoltà anche Zuniga. Zuniga che non riesce più a sprintare come faceva una volta, non riesce più a superare Uomo. Insomma, e qui si vede proprio che Mazzarri non ha più grossa fiducia in Dossena, perché francamente Zuniga avrebbe bisogno di ricaricare un attimino le batterie e di riprendersi da un infortunio che comunque lo ha tenuto fermo ai box per un bel po' di tempo. Insomma, quando un giocatore del genere rientra da un infortunio, e poi ci vuole un po' di tempo, insomma, per farlo ritornare. Per carburare, certo. È chiaro. Amici a casa, se volete intervenire con noi, c'è in sottopancia, in sovraimpressione, il numero che appare costantemente, oppure c'è il profilo Facebook di Pianeta Azzurro, o ancora all'email redazione@pianetazzurro.it. Tra un po' Rosa ci leggerà tutti i vostri scritti, i vostri commenti, perché stanno già iniziando ad arrivare, e tra un po' che si parla di mercato ci sarà sicuramente il putiferio. Avremo anche il piacere di avere in onda qualcuno di voi per dei commenti a caldo sugli argomenti di cui dibattiamo qui in studio. Rosa, hai qualcosa da proporre ai nostri ospiti? Crisi di R. Una per Edo e un'altra per Vincenzo. Allora, Lori Carna da Napoli. Una domanda, questa è per Edo: come vedi un ipotetico ritorno di Fabio Quagliarella a Napoli? E poi per Vincenzo, secondo lei l'acquisto di un forte centrocampista dai buoni piedi al posto di El Kadouri e di uno più difensivo al posto di Donadel non siano indispensabili tanto quanto quelli di un attaccante? Si introduce quindi il discorso mercato, grazie a voi. Edo. Dunque, mi si chiedeva di Quagliarella. Qui c'è da fare un discorso ampio, a mio avviso, che va visto sotto tre aspetti, secondo me. Primo aspetto, l'aspetto ovviamente morale, affettivo. I tifosi si sentono traditi dalla scelta di Quagliarella di lasciare Napoli, soprattutto per la Juventus. Ma bisogna vedere fino a che punto però questi sentimenti possono condizionare quello che è bene del Napoli. E veniamo qui al secondo aspetto, quello tecnico-tattico. Secondo me Quagliarella è l'attaccante sul mercato, ipoteticamente sul mercato, che più farebbe a caso del Napoli in questo momento, perché un giocatore secondo me si sposerebbe bene con Cavani, perché per me Quagliarella sarebbe titolare, non sarebbe un'alternativa a Cavani qualora dovesse arrivare a Napoli. E che d'altra parte potrebbe continuare l'ottimo campionato che a mio avviso sta facendo la Juventus. C'è un terzo aspetto però da valutare, e che è quello secondo me che è più problematico, è quello del rapporto di Quagliarella con la società e soprattutto con i compagni. Io non so fino a che punto Quagliarella si sia lasciato in buoni rapporti con il presidente e con i suoi compagni. Questo non lo possiamo dire noi, ovviamente. Non è dato saperlo in però, questo momento. Se su questo aspetto non dovessero esserci problemi all'interno dello spogliatoio, io sarei favorevole all'arrivo di Quagliarella in azzurro, al ritorno di Quagliarella. Si sa, noi un po' tutti l'abbiamo, tra virgolette, mille virgolette odiate, però si sa, un grande amore quando finisce scaturisce nell'odio, però vuol dire proprio che c'è stato un grande amore, per questo poi
Tra un po' approfondiremo anche questo dibattito con i nostri ospiti, anche magari con voi da casa, sul discorso Quagliarella sì, Quagliarella no. Do la parola a Enzo Letizia per la risposta all'altro amico che aveva sollevato un'altra questione riguardante più che altro il centrocampo del Napoli. Sì, non c'è dubbio che il Napoli numericamente abbia bisogno di un altro centrocampista, perché Donadel ha dimostrato, quando è stato chiamato in causa, insomma, di essere francamente poca roba. Mi pare di aver letto tra le righe un pizzico di critica a Ilve. Ilve, quando manca, il Napoli veramente va in difficoltà, non ha qualità in mezzo a campo, non ha giro palla, non ha verticalizzazione, non ha carisma, non ha personalità. Quindi credo che Ilve in questo momento sia un giocatore indispensabile alla manovra di Mazzarri, della squadra azzurra, e quindi sì, un altro giocatore still Ilev io lo prenderei. A giugno c'era stata la grande opportunità di Verratti, un giocatore che secondo me poteva essere davvero la ciliegina sulla torta di questa squadra. Non è voluto. No, peraltro dichiarazioni, scusami se ti interrompo, delle ultime ore, proprio degli ultimi giorni dell'agente di Verratti, ha detto col Napoli era tutto chiuso, l'accordo c'era anche per il presidente del Pescara, Sebastiani, sarebbe stato un grande affare, poi il tutto non andò a buon fine per i diritti d'immagine che il Napoli voleva interamente e che il giocatore invece non accordò da questo punto di vista. Sì, quindi anche qui si riapre un dibattito sul discorso di De Laurentiis e i suoi diritti d'immagine che possono portare i diritti, a perdere. Hai detto, dici benissimo, però il giocatore è anche vero che attendeva in quel momento la chiamata della Juventus, che tergiversava per far scendere il prezzo, poi si è inserito con prepotenza il Paris Saint-Germain e ha strappato il talento abruzzese al Napoli, che insomma l'aveva praticamente preso. Comunque pochi spiccioli che poi ha messo il Paris Saint-Germain in questo mercato. Allora, giro al volo prima della pubblicità, perché vi sollevo questo bel quesito abbastanza pepato. Cavani, Edinson Cavani è stato inserito nella lista dei top player per quanto riguarda l'attacco, perché la FIFA chiaramente premierà il prossimo 7 gennaio a Zurigo i giocatori più forti dell'anno, mettendo su questa top 11 davvero di gran classe, e si contende il posto da titolare insieme a persone del calibro di Sergio Aguero, Balotelli, Benzema, Ronaldo, Cristiano, Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, Messi, Neymar e così via. Quindi io vi chiedo rapidamente un giro collettivo: mettereste Cavani in questa top 11 e se no chi schierereste voi nell'attacco ideale per quelli che si sono distinti in questo anno solare? Partiamo dal direttore Vincenzo Letizia. Non ho sentito. Ah, t'ho preso in fallo Vincenzo. Ho detto Cavani inserito in questa lista che la FIFA poi premierà come il miglior attaccante dell'anno insieme a Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema, Eto'o, eccetera. Metteresti tu Cavani come attaccante titolare in questo ideale schema dei migliori, e se no chi è per te il bomber più forte in questo momento in circolazione? Ma in questo momento sicuramente Cavani, io credo insieme a Ibrahimovic, sia il bomber più forte in circolazione, non c'è dubbio. Anche se poi Cavani andrebbe visto in piazze più tipo, non so, vorrei vedere Cavani sempre a Barcellona, a Madrid, per vedere se si riuscisse a confermare a questi livelli. Quindi Cavani Ibra per Vincenzo Letizia. Mister Cresci? Sono per Cavani, anche perché la novità è, gli altri ormai sono conosciuti, tutti sanno quelle che valgono, li conoscono profondamente. Cavani ha ancora delle possibilità di miglioramento, quindi io sono per Cavani. Edo? Bisognerebbe capire per attaccante cosa si intende. Se si intende attaccante in senso lato, ovviamente Messi e Cristiano Ronaldo hanno molte spanne sopra, mi pare che li hai nominati. Sì, assolutamente sì, quindi, ma c'erano in questo schema ideale. Però se vogliamo considerare attaccante puro, al di là di Cavani, io ho un mio pallino da molti anni ormai che è Falcao. Praticamente Falcao per me è Il mio attaccante. Anche lui incluso in questa lista. Cavani di poco sotto, però. Sì, ma scusate un attimo, fatemi intervenire, perché io faccio il tecnico, ho fatto il tecnico per troppi anni, quindi gli altri sono tutti bravissimi, non si discute. Io ho detto che Cavani c'ha ancora da migliorare. Cavani è un eclettico. Cavani non è solo un attaccante, Cavani è un trascinatore. Cavani è un uomo di carattere, Cavani ha tante di quelle qualità che questi altri giocatori, forse qualcuno di loro sul piano tecnico è superiore, ma nel complessivo,
che un giocatore viene giudicato o fatto un'analisi su tutto quello che è la sua personalità. Quindi diciamo che, ecco perché io rafforzo Cavani, sono d'accordo Edoardo che tu dici che questo Ibrahimovic o gli altri giocatori c'hanno qualche cosa, però non sono Cavani. Vabbè, insomma, Cavani è più completo secondo me. Ma io un tridente con Ronaldo, Messi e Cavani non lo disdegnerei. Carmine. No, ma io penso su Cavani, io devo dire la verità, per quanto riguarda proprio la sua versatilità, ecletticità, Cavani è diventato, a mio modo di vedere, e non lo dico da tifoso, il top al mondo, ma proprio per la sua abilità nell'andare a chiudere, ad fare la fase attiva e la fase passiva. Sinceramente io ho avuto modo di vedere dei fuoriclasse mondiali che in fase realizzativa magari possono essere anche più bravi di Cavani, però per come va a chiudere in difesa e talvolta si dimostra il miglior difensore della squadra di Mazzari, sinceramente Cavani è mostruoso, veramente mostruoso. Quindi travestito da uomo FIFA, tu metteresti Cavani insieme a chi? Ma sai, se sono uomo FIFA, Cavani difficilmente passerà. Lo so. Sappiamo benissimo come funzionano certe cose. Sì, però sì. Se fossi un onesto uomo FIFA, ma Cavani tranquillo tutta la vita. Tutta la vita. No, ma tutta la vita ma non è detto, guardate che la FIFA, uomo FIFA, Cavani ha tutte le qualità. A me ricorda, forse voi... di Stefano, ma voi siete tutti giovani, qualcuno ricorderà di Stefano, era il centravanti del Real Madrid di tanti anni fa, e beh, lui giocava a tutto campo, era eclettico, era un giocatore che poi vinceva sempre questi vari premi, eccetera. Cavani è una novità, ha una velocità di esecuzione unica. Sì, forse questa è una cosa che non viene considerato il tocco magico, ma ha una velocità di esecuzione, una velocità di pensiero che a volte supera, perché vedete nel calcio, ma io non dico di mezzo secondo, ma un quarto di secondo anticipa il tempo su un altro giocatore, e queste sono cose determinanti per un calciatore a livello di Cavani, che poi lo portano a fare anche tanti gol in tutte, e anticipare continuamente l'avversario anche in fase di difensiva o passiva, come dite voi, ma io dico in fase difensiva. Quindi io sono pro Cavani, ma sono convinto, e se lo mette nella sua top, nella sua scheda quando fa la pagella. Nelle pagelle. Nelle pagelle io ci metterei 10 a Cavani rispetto agli altri. Assolutamente sì. Chiudiamo questa panoramica con Sebastiano. Sebastiano, tu sei pro Cavani, lo consideri davvero un top player per quanto riguarda l'attacco a livello europeo e mondiale? Sì, certo, per me è attualmente il migliore. Quindi anche tu lo metti. Tanto è vero che gli ho dedicato anche un panuzzo. Ecco, quindi raccontami un po' cosa a panuzzo viene, Cavani. Arriva Cavani da te. Tu gli devi dedicare un panuozzo, con che lo facciamo? Allora, praticamente ci abbiamo messo guanciale, 5 formaggi, crema di pecorino, mozzarella e pomodorini semi essiccati. È un panuozzo che sta camminando come... è forte come lui. Cavani. Signori, mentre noi lo mangiamo un po', pubblicità, torniamo tra un po'. L'acquolina viene mangiando. Tu ci invogli. Ogni venerdì, Pianeta Azzurro, ore 21, su RTN TV. Rieccoci in onda, amici sportivi dal cuore azzurro, Pianeta Azzurro Television, che riparte, saremo insieme a voi fino alle 22, tra un po' arriva la bolletta di Letizia, quindi rimanete con noi anche per questo motivo, ma adesso dibattiamo un po' di calciomercato, perché a breve si apriranno le porte sulla finestra invernale di acquisti, e si parla molto di Napoli soprattutto in chiave offensiva. Io vi dico, prima una carrellata di nomi, poi un giro collettivo, così mi dite un po' come la vedete voi. C'è probabilmente uno scambio che vorrebbero fare da Bologna con Vargas, dando al Napoli Robert Acquafresca. Si parla di Floccari, questo nome chiaramente vecchio che rimbalza già da tempo. Nome nuovo, new entry, quello di Piniglia, attaccante del Cagliari. Si parla anche comunque di Quagliarella, anche se la fonte non è delle più attendibili, questa confessione fatta ad un amico nel post partita in cui lui direbbe di voler tornare comunque al Napoli. Di questi nomi c'è qualcuno che vi intriga, e se no voi chi prendereste? Ripartiamo al contrario stavolta, per par condicio riparto da Carmine. Allora, Edo giustamente faceva notare che al Napoli servirebbe un giocatore come Quagliarella. E
da un punto di vista di spessore tecnico sarebbe l'ideale, però bisogna vedere come impatta nello spogliatoio, che, come giustamente diceva lui, i rapporti con la società, con il tecnico. È naturale che i suoi competitors sono andati via, nei rumors si dice che non andava d'accordo con i sudamericani, quindi possiamo immaginare che questi sudamericani fossero Gargani e Lavezzi. Oggi probabilmente le condizioni sarebbero ideali per un suo ritorno, però ripeto, è una scelta molto delicata. Plausibile potrebbe essere invece, poi posso dire, se Napoli sceglie Floccari, credo che sia l'obiettivo più realistico. Su Piniglia, e tu mi dici, su acqua fresca pure sarebbe utile per il Napoli, però su Piniglia non credo, perché non credo che sia il giocatore che abbia quelle caratteristiche tali da poter convincere Mazzarri. Ripeto, Floccari è quello che sta cercando in Napoli. Se venisse Quagliarella, ci sarebbero problemi, però è indiscutibile il valore del giocatore. Tecnico, tattico, sì. Superiore. Ma tu avresti un desiderio, una punta che magari non viene in questo momento nominata, ecco, parliamo ancora di sottotraccia, che tu andresti a prendere? Sai, no, deve essere un giocatore esperto, pronto. Floccari da questo punto di vista è un giocatore pronto per la Serie A, per quello che deve fare. È naturale che lui va via dalla Lazio perché non ha spazio nella formazione di Petkovic, però fondamentalmente sa benissimo che venire a Napoli ha i suoi spazi, però non potrà comunque cercarsi un posto da titolare, perché francamente dimmi, insomma. 3 anni fa avevamo pare che, anzi senza mi pare che Floccari abbia rifiutato il progetto, sì, Napoli. No, per lui. Preferì il Genoa di Preziosi, che gli offriva qualche centesimo in più, insomma, neanche tantissimo. E poi insomma Floccari che è pronto per cosa? Per la pensione è pronto per Floccari. Enzo, ti posso dire, io capisco la tua perplessità, perché poi comunque lui discutiamo tantissimo di queste cose anche su altri canali, però noi abbiamo necessità di un giocatore, allora vogliamo dirla tutta, un giocatore pronto, allora devi prendere Quagliarella, perché hai uno spessore tecnico importante, ok, tu devi prendere un giocatore che ti deve garantire i prossimi 6 mesi. Cioè tu per i prossimi 6 mesi devi avere un giocatore pronto, perché da gennaio, e sai benissimo che cosa è successo nelle stagioni passate, sbagliavi gli acquisti e dall'alto della classifica poi andavi a finire a metà, poi assente Europa lì. Adesso in Napoli non si può permettere di sbagliare, perché è come il classico pistolero che ha soltanto un colpo da sparare. Non si può permettere di sbagliare. Però io credo che alla fine, secondo me, noi dobbiamo vedere il giocatore, come impatta sullo spogliatoio, le caratteristiche tecniche, tattiche, questo lo sa soltanto Mazzarri. E infatti pare che la società sia orientata comunque. Scusate, a dare. Io penso che lo so solo De Laurentiis. Dal punto di vista economico, mister, ma se non l'ha secondato l'allenatore? Ma non lo sta secondando dall'inizio. Signori, ma Mazzarri pensate che sta facendo con il suo pensiero? Con il suo pensiero l'allenatore agendale, ma in realtà Mazzarri non fa nessuna scelta lui. La scelta viene fatta dal presidente, il quale deve adeguarsi a quello che sono le spese che lui può fare secondo quello che dice lui, mentre invece, ecco, io dico con molta serenità, e sempre che io la penso così, che il nostro presidente non sta facendo niente per il popolo napoletano e per la squadra napoletana. Perché stiamo togliendo dei buoni giocatori, stiamo prendendo dei giocatori meno buoni e non pensiamo a fare il vero salto di qualità. Io quando parlavo prima del Napoli che ha giocato a Cagliari una decente partita, è inutile che siamo qui e voi dite no, teniamo i piedi a terra, non li tenete i piedi a terra. Tenere i piedi a terra significa quello lì di vedere una decente partita vinta che ci è andata bene e quindi, perciò io dicevo prima, quando si vince giocando così male, insomma, ho giocato male in Napoli, sembrava un'improvvisazione tutto quello che dove? Succedesse a Cagliari? Mi sento abbiamo visto solo non c'è d'accordo, ma io sono ma è bello ed è anche naturale avere visioni. Io dico il mio io dico che Napoli ha giocato molto male con il Milan e con il Torino, ma malissimo, proprio male. Signori. Casella non hai i piedi a terra allora. Mister, devo riconoscere una cosa, mister. Allora, se io devo dire che Napoli ha giocato male anche a Cagliari,
significa onestamente, non sono d'accordo, per un motivo molto semplice. Contro il Milan, perché ha giocato male il Napoli? Allora, continuiamo il dibattito quindi tra poco. Non lo so io. Noi abbiamo una squadra in gara. Mister Crespi, ti chiedo scusa. Lasciamo il conduttore. Il dibattito va fatto. Abbiamo un ospite telefonico. Quando c'è l'ospite dovete fermarvi tutti. Col bene e col male, altrimenti scatenate le forze del Panuzzo contro di voi. Gennaro Iezzo, buonasera, benvenuto a Pianeta Azzurro Television. Buonasera a tutti quanti. Hai visto qui c'è un clima bello animato intorno a Napoli. Ecco, per dirimere la questione, Gennaro, che Napoli hai visto a Cagliari? Un Napoli che ti ha entusiasmato, un Napoli che vedi un po' rinfrancato o un Napoli che ha disputato una decente partita, ma le prove, il banco di prova è sicuramente ben altro? Tu come la pensi? Diciamo che a Cagliari Napoli ha messo quell'umiltà che gli è mancata in questo periodo, perché partite come quelle contro il Cagliari, se non si mette umiltà e determinazione, fai fatica a fare il risultato. Sicuramente il Napoli non è che sta facendo un grandissimo gioco, però un po' anche la Juve, un po' anche le altre squadre stanno facendo un po' fatica, però questi sono segnali importanti. Quando si riescono a vincere partite come quella di Cagliari, sicuramente sono segnali importanti per quello che potrebbe essere il futuro del Napoli. Assolutamente sì. Domanda per te da parte del direttore generale di Pianeta Azzurro, Vincenzo Letizia. Allora, saluto Gennaro e gli pongo questa domanda. Insomma, Gennaro, visto il comportamento di Rosati, De Santis qualche volta l'abbiamo visto pure un po' distratto, non pensi che il Napoli per il prossimo campionato si dovrebbe dotare di qualche altro portiere? A me piace molto Consigli. Come la vedi tu, Gennaro? Il discorso di Rosati, mi dispiace per Rosati perché viene comunque tartassato anche quando magari non ha colpe. Purtroppo è così, quando si gioca poco si può ingappare in qualche errore, però Rosati l'ha dimostrato negli anni passati di essere un portiere affidabilissimo. E purtroppo la mancanza della partita si fa sentire. Sotto questo punto di vista riesco anche a capire quando giochi poco e poi fa una partita e la gente si aspetta chissà chi, però questo è purtroppo il difficile del ruolo del portiere. Per quanto riguarda Morgan il campionato sta iniziando a diventare vecchiotto anche lui, però è un portiere affidabile, non si può dire nulla per quello che è Morgan. Però tu hai fatto un nome importante, quello di Consigli, che io reputo oggi un portiere maturato rispetto a quello che era negli anni passati e lo vedo pronto anche per difendere una porta importante. Domanda per te da parte del direttore responsabile di Pianeta Azzurro, Edoardo Letizia. Buonasera Iezzo, volevo chiederle di vestire per un attimo i panni del direttore sportivo del Napoli. Lei, a posto di Bigonna, in che settore del campo interverrebbe per rinforzare il Napoli a gennaio? Vabbè, sicuramente il Napoli ha un bravissimo dirigente che sa fare il suo lavoro, nel senso che adesso da tifoso magari non metto neanche nei panni da direttore. Sicuramente il Napoli, io credo che manchi una punta forte con quelle centrali forte fisicamente, quelle punte che magari sono brave nei momenti in cui proprio le squadre chiuse lì dietro ti possono far salire la squadra e fermare le squadre avversarie. Io credo che comunque sono un po' di tempo che si parla sempre di questo fermo sinistro, però ripeto, il discorso è che io prenderei una punta centrale forte fisicamente per dar una mano già al reparto offensivo del Napoli. Allora ritorna al direttore Vincenzo Letizia con un'altra domanda per te. Gennaro, ultimamente è uscito un rumor, no? Questo di Fabio Quagliarella, un giocatore che tu conosci benissimo. Ecco, pensi che Fabio Quagliarella possa essere il rinforzo giusto per l'attacco del Napoli? Io credo che sarà difficile, sicuramente difficile il ritorno di Fabio, però se questo accadesse sarei felicissimo, perché al di là dell'amicizia che mi lega a Fabio, il Napoli farebbe un acquisto importantissimo. Questo è un giocatore che c'è dei colpi incredibili e sicuramente si andrebbe a rinforzare l'attacco e poi si potrebbe realmente parlare anche di qualcosa in più di quello che oggi è l'inseguimento alla Juventus. Ma come mai è andato via? Non si è mai capito, insomma. Bisognerebbe andare a lui.
Il discorso è che sicuramente ci sono dei motivi che saprà solo lui, lo saprà la società, lo saprà l'allenatore, questo è anche se io magari frequentavo spesso Fabio perché viaggiavamo insieme, però lui è sempre stato un ragazzo che diciamo le sue cose ha sempre tenuto per sé, diciamo che non ha mai fatto, anche perché io finché non andava via quel giorno che abbiamo fatto la partita in Europa League, no, era nell'Intertoto a Svezia, io non sapevo nulla, eppure dividevo la camera da tempo insieme a lui. E per farti capire comunque com'era Fabio caratterialmente, non ha mai fatto capire niente per quello che poi è stato il suo la sua scelta, la sua decisione poi di cambiare Lido. Gennaro, ti piace il Panuozzo? Beh, io sono di Castellammare, abito a un chilometro da Gragnano. Ecco, perfetto. Noi qui abbiamo Sebastiano Donnarumma, del ristorante Adomasta, che mette in palio per noi ogni settimana dei panuozzi. Bisogna soltanto indovinare il pronostico esatto di Napoli-Pescara e darmi magari anche i marcatori. Potresti vincere due panuozzi, uno per te e l'altro per chi vorrai tu. Allora, il Napoli sicuramente vincerà 3-0. 3-0? 3-0. Va bene. Gennaro, in bocca al lupo per le tue cose. Sei sempre allenatore del Sant'Antonio Abate? No, io lo lasciai già da un po' di tempo, dopo la terza partita l'ho lasciato perché purtroppo c'erano troppi problemi e ho preferito allontanarmi. Speriamo di rivederti allora in campo al più presto possibile. Ti abbracciamo, le migliori cose a Gennaro Iezzo, grazie. Grazie a tutti voi, buona serata. Buon proseguimento a te. Allora, ritorniamo con questo caldo argomento, ricedo la parola a Mr. Cresci. Io dico quello che penso io, poi rispetto quello che pensano gli altri. Ma assolutamente è sì. Così. Ognuno assolutamente. Deve dire quello che pensa. Io dico quello che penso. Perché... No, ma è interrotto perché in realtà tu dici che noi a Cagliari, ma cosa abbiamo fatto? Allora. Abbiamo fatto una scusa, allora poi me lo racconti. Esatto, bene. Per me, come la penso io, siamo andati lì, abbiamo fatto una difesa, abbiamo buttato più palloni fuori, abbiamo più lanciato palloni dalla difesa in attacco, buttati via, che fa, non è squadra da primata, è una squadra che è andata lì per fare un risultato, forse questo ci è riuscito e io ho detto prima che quando riesco queste vittorie vuol dire che ci sono delle possibilità che si gioca bene e si vincerà anche dopo. Questo è il mio pensiero. Poi qualsiasi cosa dice per me è rispettata. No, perché okay, esatto. No, bravo, questo mister. Perché veramente sono concetti di calcio. Io vi dico allora qua, dov'è il Napoli che ha giocato male? E vi dico Napoli-Milan, Napoli-Torino. Ma non mi interessa le altre partite a me. Catania-Napoli e Sampdoria-Napoli. Adesso dobbiamo vedere. Mister, rispondimi dite. A me su questo piano. Io vedo questo tipo di partita col Cagliari. Le altre partite sono passate. Noi stiamo parlando del Cagliari. Perfetto. Allora io vi se dico noi diciamo che noi abbiamo giocato. Con la Lazio abbiamo fatto un calcio eccezionale. Che significa? No, prego, io voglio ascoltare. In sintesi io dico che tra le partite giocate male, questa secondo me è la meno peggio. Sei stato sintetico, per questo ti regalo tre quarti di quello che hai davanti. No, è già ipotecato. Per completare il discorso, Vincenzo Letizia, parlavamo di mercato, parlavamo di vari acquisti, acqua fresca, Floccari. Di Floccari già hai espresso chiaramente la tua perplessità. Chi prenderesti e chi credi che debba venire a Napoli per rinforzare questa squadra e per poter puntare al tricolore? Io l'ho detto anche nelle precedenti puntate, certamente non acqua fresca e Floccari, insomma, sono due giocatori, secondo me, assolutamente basso, non di basso all'altezza profilo della piazza partenopea. De Laurentiis deve capire che adesso c'è una grossissima occasione. Napoli a due punti, a gennaio insomma si possono vincere anche i campionati. Io ti faccio due nomi. Matri alla Juventus non gioca e questo potrebbe essere un giocatore importante. Con l'investimento giusto si può portare Matri a Napoli. E poi c'è un destro che anche lì ha difficoltà alla Roma. Questi sono i giocatori del Napoli. È inutile girarci attorno a acqua fresca, Floccari, Bianchi. Insomma, vogliamo fare questo salto di qualità o no? Ma non te li dà la Juve, Enzo. Ma non mi interessa, tu devi andare là con i soldi. No, Enzo, non te li dà. Ecco, perché sono vicino. Competitor nostri. Cioè, sarebbe follia che una squadra che tu stai lottando per lo scudetto e loro ti rinforzano. Capisci? Ho capito, però sarebbe auspicabile, come dice, sia chiaro. Ma secondo te la Juve
che all'epoca ci aveva sottratto Di Canio, ti ricordi? Poi a campionato in corso siamo a due punti, cioè testa a testa, e ti danno comunque un giocatore. Però Quagliarella sì, Matri no. Ma là su Quagliarella può essere un altro tipo di ragionamento. No, secondo me va, il discorso di Quagliarella è una grossa bufala, perché voglio dire, credo che... A meno che non c'è stato un sondaggio, cioè comunque è un... Juventus punta molto secondo me su Quagliarella, credo che ci sia stato un piccolo disguido, perché Quagliarella è un carattere un po' acceso, sì, esatto. Aveva litigato con l'allenatore per la sostituzione a lui non gradita, però insomma questi sono i giocatori, voglio dire, ho fatto il nome di Matri, destro certamente la Roma, non credo che ambisca a vincere anche per lo scudetto, no? Quindi destro potrebbe essere un nome giusto per il Napoli. E insomma, voglio dire, questo è il target secondo me di giocatori sui quali deve puntare il Napoli. Bene, mission abbastanza complicata, perché poi bisogna prendere un giocatore comunque forte che rinforzi la squadra, che però sia fattibile poi sia con le esigenze di bilancio che con le esigenze delle altre squadre di Mazzarri, che devono darli al giocatore. Perché voi dovete tenere presente che prima di prendere un giocatore dobbiamo pigliare una prima punta. Adesso sono d'accordo che Quagliarella è il migliore in assoluto, quindi su questo non si discute. E sono d'accordo che la Juve non lo darà mai a Napoli. Questo è. Ma se giocatore che viene, deve giocare o non deve giocare? Si deve attenere per Mazzarri o deve guardare i soldi del presidente? Se la faccio un ragionamento che volevo sottoporre alla sua attenzione. Allora, il Napoli ha in rosa quattro attaccanti. Indiscusso Cavani, che è chiaramente il titolare, il perno. Poi c'è Pandev, che è spesso infortunato. Stiamo parlando quando gioca, di attaccanti, cammina. Se ne abbiamo solo uno. Esatto. Quindi secondo me dovrebbe prendere un titolare in Napoli, no? Dovrebbe prendere un titolare. E che facciamo giocare titolare Floccari? Cioè. Quindi è d'accordo con me, mister? Sì, ma Floccari non è un giocatore che noi dobbiamo... Insomma, in realtà in Napoli vogliamo o fare o no l'alta classifica, o l'altissima classifica. Sta tutto qui. Io dicevo all'inizio, la prima trasmissione, che se ne parlerà a gennaio. A gennaio si risolveranno tanti problemi e si vedrà quali sono le vere ambizioni di tutte le società. Quindi è tutto gennaio, a gennaio l'ardua sentenza. C'è un amico ascoltatore da casa che vuole intervenire con noi. Ciao, come ti chiami? Sono Franco, da Sant'Antimo. Da dove chiami? Da Sant'Antimo. Perfetto, rivolgi pure la domanda a chi vuoi, ho la tua osservazione. Buonasera, io sento molti nomi da oggi, Quagliarella, Floccari, ma io penso che in Napoli questi giocatori secondo me non li prenderà nessuno di tutti e due, prenderà qualche straniero, perché non vuole che rompa lo spogliatoio. Tipo, chi prenderesti tu? Io? Ci sono, un Gomez anche andrebbe bene nel Napoli. Un giocatore che può dare qualcosa, un telare, cioè sono giocatori che danno qualcosa a Napoli, se no io un blocco di, cioè a che serve? In panchina? Hai ragione. Quagliarella credo che non verrà più a Napoli, io credo che saranno più storie che sono state fatte su Quagliarella, che è lui che non viene più a Napoli, nemmeno perché da io non lo so a Quagliarella via, sì, fa rinforzare un'altra squadra, voi cosa ne pensate? Ti ringraziamo del tuo intervento, continua a seguirci e a chiamarci quando vuoi, grazie. E Edo, un po' quello che diciamo prima, no? Cioè... Sì, io sono totalmente d'accordo con il telespettatore, tra l'altro ha fatto un nome che a me piace molto, io lo dissi anche qualche settimana fa, quello di Huntelaar, che però ahimè penso che sia un giocatore un po' fuori budget per quanto riguarda... Ma bisogna cambiare il suo budget, Lo so, ma non lo posso cambiare io, però... Ma il budget lo pone De Laurentiis, voglio dire, sia Temi. Rido perché è un annuso... De Laurentiis è Mazzarri, De Laurentiis che deve cacciare i soldi e non li caccerà, è Mazzarri che... Dovrebbe accettare, non accetta un giocatore che può dare fastidio a quelli che sono i suoi titolarissimi. Ma io sarei anche disponibile a accettare una politica economicamente, diciamo, intelligente, pro budget. A fatto però che ci sia la competenza di trovare giocatori all'estero validi, perché se noi prendiamo giocatori all'estero, stiamo attaccando, prendiamo Chavez. Cioè, e quello è il punto, bisogna prenderne uno che sia utile alla causa da subito, che sia bravo, che però non costi parecchio, che non rompa la Chavez. La Chavez è tutta una storia, cioè secondo dei rumors là è tutto, è il pacchetto Mazzoni, quindi sì, però c'è anche ad esempio, ma non vai nello tempo Dumitru, cioè noi abbiamo venduto Quagliarella, abbiamo l'attacco Lavezzi, Quagliarella, Cavani,
Benissimo, se ne va a Quagliarella, arriva a Dumitru. Ma è nuovo Arrigo. Signori, avete mai fatto qualche mercato voi? Siete stati presenti a qualche io ne ho fatto 40. Cioè, quando si faceva a Coverciano, quando si faceva al Ciocco, quando si facevano a Milano, quindi li ho fatti, li ho visti, li ho vissuti, eccetera. Ci vogliono i soldi. Quando c'è un giocatore, il Panuozzo di Gragnano, esatto, il Panuozzo di Gragnano, se io lo voglio non ci sono problemi, qualsiasi prezzo lui mi dice mi serve, è mio, giusto. Allora, questo è il grande presidente che fa la grande squadra. Quando invece incominciamo a dire questo lì, quello no, quello sì, quello no, il giocatore non viene mai preso. Il giocatore va preso deciso, va là, dice io sono stato a Parigi per prendere un giocatore dal Paris Saint Germain, sono andato lì, avevo un mandato, ho soldato e sono tornato, il giocatore l'ho portato. Cioè nel senso che uno va deciso. Quando invece incominciamo a fare... Qua dobbiamo fare il Panuozzo che l'altro costa un po' in meno, però sono solo un etto in meno, oppure ci metto meno roba dentro, oppure quest'altro, oppure quell'altro, non si può comprare il Panuozzo. Non fai illusione che sei ipotecato. Sì, il Panuozzo si compra e basta. E sei ipotecato, esatto. Il Panuozzo. È un Panuozzo ipotecato. Allora, argomento mercato che chiaramente tornerà venerdì prossimo a infuocare chiaramente il dibattito di Pianeta Azzurro Television. Noi andiamo diritti verso quello che è il prossimo incontro del Napoli. Napoli-Pescara domenica alla mezza, arbitra Sebastiano Peruzzo di Schio, che dirige per la prima volta in Serie A sia il Napoli che il Pescara. È un ingegnere elettrico che non ha mai diretto le squadre allenate né da Mazzarri che da Bergodi. In questa stagione però, se vi può interessare, 5 match fischiati da Peruzzo, 3 vittorie interne, un pareggio e una vittoria esterna. Sono pochissimi i precedenti chiaramente del Pescara al San Paolo, soltanto 5, ovviamente 4 vittorie azzurre, ci mancherebbe altro, un solo pareggio peraltro nel primo incontro nel lontano 78. L'ultima vittoria azzurra per un po' di amarcord che fa sempre comunque comodo e piacere nel 2003 con la doppietta del grandissimo Fonseca, 2-0 per il Napoli. Edo, parola a te per analisi tecnico-tattica, come direbbe il buon Capello, del Pescara di Bergodi. Per quanto riguarda il Pescara dobbiamo subito dire che a livello di rosa è senz'altro la squadra meno attrezzata del campionato, a mio avviso. Una squadra che con Struppa ha fatto già molte difficoltà, nonostante questo però l'ex allenatore ha cercato di dare anche un buon gioco, facendo qualche buon risultato, come ad esempio contro il Parma. Però col materiale a disposizione veramente poteva fare poco, così come poco potrà fare Bergodi, che dal punto di vista tattico ha un po' cambiato il 3-4-1-2 che utilizzava Struppa in un 3-5-1-1, uno schema, un modulo ovviamente molto difensivo, non potrebbe essere altrimenti, per cercare di centrare una salvezza che a mio avviso è molto molto difficile. Buona notizia per il Napoli è che mancherà Quintero, probabilmente uno dei giocatori più talentuosi. La cattiva notizia è che però giocherà Weiss, che secondo me è senza dubbio il giocatore più talentuoso, più forte tecnicamente, quello che più potrà mettere in difficoltà la difesa azzurra, e tra l'altro è quello che ha fatto più gol, 3 gol, delle misere 9 reti segnate in totale del Pescara. Diceva dal punto di vista tattico, questo 3-5-1-1 si fonderà molto sull'aspetto difensivo. Retroguardia 3, dove c'è il giovane Perin, che già esordina in nazionale, buon portiere, anche se la gioventù insomma qualche volta gli fa commettere qualche piccolo errore. I tre difensori sono Romagnoli, giovane che nel giro dell'Under 21 interessante, esperto Terlizzi e l'ex azzurro Bocchetti, che costituiscono una retroguardia non esaltante. Sulle fasce ci sarà Zanon, mancherà Balzano e Modesto. Centralmente ci sono delle assenze importanti, come quella di Blasi, l'ex azzurro Blasi, e quella di Colucci, il giocatore di maggior tecnica del centrocampo. Verrà schierato in mezzo Togni, un giocatore dalle... Gianni? No, sì, il circo. Secondo me è il figlio, anche perché diciamo dalle qualità si potrebbe pensare questo. Poi a fianco a lui ci saranno due giocatori del Nord Europa a giocarsi una maglia, Bjarnason e Nielsen. Chiunque dei due giochi penso cambi poco, sinceramente, anche se Nielsen diciamo, ha un po' di esperienza in più rispetto al suo rivale, ha fatto anche buona partita in Serie B l'anno scorso, però non penso che Napoli debba temere lui.
Sul centro-sinistra dovrebbe esserci appunto Cascione, giocatore di discreta qualità che dovrà un po' cantare e portare la croce all'interno del centrocampo di Bergodi. Per quanto riguarda l'attacco, il vero problema secondo me del Pescara è quello che manca una prima punta di peso che abbia il fiuto del gol da categoria. Bruscato ha fatto bene in B, ma in A diciamo, non sembra essere all'altezza. Anche le alternative insomma non sono granché. Jonatas, che tra l'altro è infortunato, e Vucic non danno molte garanzie. Dietro appunto a Bruscato ci sarà Weiss, o Weiss che dir si voglia, che di solito gioca sull'esterno, però in questo modulo diciamo non è prevista la presenza di un esterno, e quindi dovrà cercare di adattarsi dietro la prima punta, un giocatore bravo nell'uno contro uno, veloce, che è l'unico che potrebbe mettere a mio avviso in difficoltà in Napoli. Il Napoli. Carmine, quali sono le insidie di questa partita? È proprio lo schieramento del Pescara. Essendo molto coperta il Pescara, quindi Bergodi schiederà in propria protezione della propria difesa, probabilmente a partita in corso Mazzari sarà inevitabilmente costretto comunque a schierare la difesa a 4. Perché o no, vedo. Secondo me Mazzari dovrebbe ritornare proprio a quello che era stato il modulo che aveva trovato nuovo in questa stagione, ovvero il 4-2-3-1. Queste squadre speculari c'è poco da fare. Cercare di allargare molto il gioco sulle fasce, secondo i giocatori come Mesto da una parte e Insigne dall'altra potrebbero servire a questo compito. Con il solito modo si potrebbe correre il rischio di trovarsi bloccati, soprattutto sulle corsie laterali, dove i giocatori del Napoli partono da dietro e si inseriscono, se non ci sono spazi è difficile. E l'importante, Edo, l'importante è non perdere tempo, perché la partita avrà una evoluzione molto chiara. Sì, ogni partita fa storia, sì. Poi bisogna vedere anche, magari puoi andare in vantaggio subito, sì. E magari cambia tutto. Però le squadre quando si presentano in quel modo, poi non dimentichiamo che si gioca alle 12.30, quindi un'altra bellissima cosa. Carmine, stiamo parlando del Pescara, ma voi giocate pure con un modulo di Dino Banfi, 5-5-0. Enzo. Cioè, non possiamo dimenticare. Enzo, Pescara, abbiamo perso un campionato nell'81, no. Napoli-Perugia. La dopo di Ferrari. Esatto, ok. Queste sono partite insidiose. Io credo che lì il Napoli vincerà lentamente. Cerca di vincerle. Tu comunque preparati anche al peggio. È chiaro che psicologicamente è un approccio che deve essere curato bene, e a tal proposito mi rivolgo ancora una volta a Mister Cresci per capire, ci sono degli aspetti da non sottovalutare di questo Pescara? Nessun avversario si deve sottovalutare, però sì, noi mettiamo in discussione anche la partita del, se facciamo un progetto e Napoli-Pescara, ci dobbiamo mettere un punto interrogativo, no? Su Napoli-Pescara noi mettiamo 3 punti. Poi nel calcio può succedere di tutto, ma queste sono partite che vanno superate tranquillamente senza sprecare né energie nervose né energie fisiche. Se poi succede qualcosa, beh, pazienza, è tutto un altro discorso, perché il calcio poi da un momento all'altro cambia tutto. Il pallone è rotondo, Vincenzo, quindi tu prevedi una netta vittoria schiacciante degli uomini di Mazzari? Sì, il Pescara è francamente ben poca roba, io l'ho visto giocare spesso quest'anno, insomma, non ha una difesa affidabile, del tutto spuntato. Da questa formazione che Edo ha preparato, lui prevede Bjarnason, ecco, forse lui è il giocatore più interessante a mio modo di vedere di questo Pescara. Il problema è che lui non gioca lì, lui eventualmente gioca al posto di Weiss, un giocatore tutto fumo e poco arrosto, che francamente credo che non partirà titolare. Mancherà Quintero, che è un altro giocatore, un buon giocatore, ma anche lui poca concretezza. Ma francamente credo che un Napoli appena decente vince la partita senza nessun problema. Allora scatenatevi con i vostri pronostici al numero in sovraimpressione attraverso la bacheca Facebook Pianeta Azzurro, inviando le mail a redazione @pianetazzurro.it. Rosa, giraci una mail di un nostro ascoltatore. Allora, una domanda per Mister Crisci. Angelo Gallo da Teggiano. È ormai nota la difficoltà della squadra di Mazzarri nelle palle inattive. La Fiorentina, di cui tanto si esalta il bel gioco, ha realizzato il 40% delle sue segnature proprio su situazioni nate da corner, punizioni e rimesse laterali. Non tutto viene per caso. Per questa situazione lo staff tecnico di Montella ha un vero e proprio preparatore, che risponde a nome di Gianni Bio. L'insufficienza del Napoli su questo fondamentale è un problema di uomini oppure dello staff di Mazzarri?
manca una figura come di Pio della Fiorentina? No, il Napoli c'ha tutto, c'ha il preparatore dei portieri giovani, ha il preparatore dei calci da ferma, il preparatore per i calci d'angolo, ha il preparatore per le barriere. No, il Napoli c'ha tutto questo tipo di... quindi lo staff tecnico non c'è. E alle volte bisogna... stiamo un po' esaltando di più questo fatto. La difesa azzurra forse è la meno perforata, insomma, nel campionato italiano. Quindi qualche gol bisogna pur prenderlo, se no succede che si prendono sempre zero gol e male che va si pareggia la partita. E insomma, io non vedo tanto negativo la parte difensiva del Napoli. Forse le deficienze si sono in altri settori, ma non completamente, cioè in difesa meno che negli altri settori. Ecco, grazie comunque per averci iscritto, fatelo ancora. Prossimo turno di Serie A, chiedo anche in regia di metterlo in sovraimpressione perché andiamo spediti verso la bolletta di Letizia, giornata che si è inaugurata pochi minuti fa con Catania-Milan, partita in corso, Juventus-Torino sabato alle 20.45 c'è questo partitone, questo derby della Mole, speriamo che a Torino possano arrivare buone nuove per il Napoli, che gioca peraltro poi alla mezza contro il Pescara, come appena detto. Domenica alle 15, Bologna-Atalanta, Genoa-Chievo, Inter-Palermo, Lazio-Parma, Siena-Roma, Udinese-Cagliari, chiude il posticipo delle 20.45 tra Fiorentina e Sampdoria. Amici da casa, prendete carta e penna perché arriva la bolletta che ti vizia, che ti dà solo ed esclusivamente lui, Vincenzo Letizia. Aggiorna un attimo sul risultato perché faccio vedere che è in diretta. Quando è finita la partita? Non è ancora finita, però il Catania sta perdendo 1-2 con il Milan. 2-1 per il Milan in questo momento. Il Milan in 3 minuti ha fatto 2 gol. 2 gol, quindi rimonta rossonera, peraltro Letizia, e questo lo giuro. Lo giuro sul panozzo che qui aveva detto che sarebbe finita in gol, per cui avrebbe preso, non so se l'ha giocata, anche questa partita. No, prego. Abbiamo giocato perché è la bolletta che insomma Sebastiano ha proprio adesso che si mostra insomma sul giornale, quindi Catania-Milan era stato previsto il gol. E, insomma, adesso andiamo a vedere proprio la bolletta che abbiamo preparato noi della redazione di Pianeta Azzurro, e prima si parlava di Napoli Pescara, come vedi Alfonso, addirittura prevediamo uno handicap. Che significa uno handicap? Che chiaramente il Napoli non solo vincerà la partita ma farà qualche gol in più, quindi un 2-0, 3-1 è previsto per questo, con più di un gol di scarto partita. Insomma, poi c'è un'altra partita piuttosto semplice da pronosticare sulla carta, almeno questo Inter-Palermo, ricordiamo che l'Inter viene da 3 risultati negativi, un solo punto nelle ultime 3 esibizioni, e quindi questa è proprio la gara nella quale l'Inter si deve riscattare, e anche per Inter-Palermo prevediamo un segno 1. A posto di Lazio-Parma, che vediamo in zona pressione, c'era proprio Catania-Milan che si sta giocando in questo momento. Abbiamo dovuto scegliere un'altra partita e largo all'intuito, questa è la classica partita d'intuito, la macchia così, no? Cosiddetta, eccola. Perché ho visto il Catania, francamente il Parma, scusami, in grossissima forma, gagliardissimo contro, sì, l'Inter, che c'ha davvero un giocatore, ecco, questi sono i giocatori, ecco, tornando al discorso di prima, che possono servire a Napoli, Biabiani, no? Un giocatore che veramente in questo momento fa la differenza, è veloce. E puntiamo su questa macchia, del resto vittoria del Parma è quotata a 5 questa partita, un possibile 2 del Parma, sì. Poi c'è Udinese-Cagliari, prevediamo un pareggio per questa partita, sono due squadre a pari punti, si equivalgono, prevediamo un pareggio, però in questi casi, come sa bene Alfonso, visto che facciamo il programma radiofonico, sì, no, vi invito tutti i sabati e domeniche mattine 9:12 su Radio.0. Sì, prego, puntiamo sui pari per aumentare il ventaglio di possibilità. Poi abbiamo un'altra partita molto interessante, tra un derby peraltro anche salvezza, Genoa-Chievo. Sì, Genoa-Chievo, qui sarà la partita della paura, prevarrà da ambo le parti, insomma, la preoccupazione di non concedere altri punti. Credo che le due squadre non faranno più di 2 gol, quindi per questa gara under 2,5.
Ultima partita, andiamo in Spagna, nella Liga Spagnola. C'è questo interessantissimo Real Madrid, Atletico Madrid, il derby di Madrid. E insomma, qui è facilissimo da prevedere almeno più di due gol, quindi over 2,5. Allora, per la gioia di Carmine Casella, se si punta 10 euro su questa sestina, si andrebbe a vincere circa 500 euro, sono 475. Sì, 475 per spaccare il centesimo, quindi mangerete panuozzi, avrete tanti modi di spenderli, questi soldi che di questi tempi fanno sicuramente un gran comodo. Giro di saluti e battute finali per quanto riguarda questa trasmissione di Pianeta Azzurro Television. Ringrazio Carmine Casella di essere stato con noi. Grazie a voi. Vuoi lanciare anche tu un pronostico, visto che c'hai davanti? Non li faccio mai. Non li fai mai. Vuoi chiudere con un monito, con una frase a effetto, con un qualcosa? Napoli deve vincere. Punto. Buon appetito all'inizio, non lo diciamo. No, lo facciamo alla fine. Alla fine. Edoardo Letizia, direttore responsabile di Pianeta Azzurro. Ciao Alfonso, buonasera a tutti gli amici a casa. Adesso andiamo a mangiare il panuzzo. Non diludere. Non diludere. Un grazie enorme anche ovviamente a Mr. Cresci, Mr. Peppino Cresci. Grazie a te, buonasera a tutti, buonasera. Un grazie va ovviamente all'angolo virtuale, al tocco rosa che ci sta sempre bene di Pianeta Azzurro, Rosa Ciancio. Buonasera a tutti e confido nel Torino che ci fa un bel regalo. Ecco, questo è un altro aspetto importante. Fermati Rosa, perché sai che tu da buona donna hai il tuo proverbiale sesto senso. Napoli-Pescara, no. Io penso che ci saranno... Non sarà una partita facilissima, però sicuramente vinceremo 2-1. 2-1, anzi, si sbilancia così. Grazie ovviamente va al direttore generale di Pianeta Azzurro, Vincenzo Letizia, buonasera. Ciao Alfonso e un saluto a tutti gli amici a casa. E un saluto grande, almeno un metro e mezzo di saluti, va a Sebastiano Donnarumma del ristorante pizzeria Domast di Gragnano. Un saluto a tutti voi e un grazie per avermi ospitato qua stasera. Ovviamente tutti quelli che andranno lì, da te, e diranno che ti hanno visto che Pianeta Azzurro, avranno un trattamento speciale alla Letizia. Naturalmente testimonieremo il lavoro domani sera, sarò là, quindi ecco, lui già sarete informati su come verrete trattati. Ecco, ovviamente, quindi vi lasciamo ovviamente con il nostro Forza Napoli, con l'augurio che possiamo venerdì prossimo festeggiare magari una vittoria azzurra e un pareggio, una sconfitta della Juventus, così per celebrare la grande il prossimo venerdì. Chiudiamo urlando insieme un buon appetito a Vincenzo Letizia. Esatto, buon appetito Vincenzo, evviva Pianeta Azzurro! Lo spuntino, vai! Già salutato. Non so.